schermo pieno, ecco. Allora, io parto da qua, da questa cosa qua che in realtà è mezza scatola, è un mezzo astuccio, è un daguerrotipo, è un mezzo astuccio perché manca l'antina di chiusura e c'è soltanto questa parte qua. E guardare un daguerrotipo è un bel problema perché è uno specchio, cioè mi sto specchiando anch'io, va? È una lastra di rame argentato, quindi adesso per esempio state vedendo la mia webcam, è una lastra di rame argentato, bisognerebbe fare una schermatura, un box nero per poterlo leggere pienamente. È uno specchio, l'hanno chiamato anche specchio di memoria, della memoria, il primo esempio di fotografia commerciale applicabile al di là di tutti gli esperimenti che sono corsi nella prima metà dell'Ottocento. Parto da qui perché ci sono due considerazioni da fare. Quasi subito si è compreso che una delle forze della fotografia era catturare e rendere immortali le persone, perché la fotografia ha due caratteristiche sostanziali, quella di essere una finestra, cioè è una finestra, ma questa finestra è nel contempo macchina del tempo e piattaforma di teletrasporto. Piattaforma di teletrasporto la vediamo bene quando ci porta da qualche parte davanti a un panorama, davanti a a un monumento, ci porta anche all'esterno o anche ci fa vivere situazioni all'interno di ambienti. Però comunque una cosa che definisce la fotografia è quello che le immagini fotografiche, la fotografia, soprattutto la fotografia tattile, non può prescindere dalla presenza, cioè si fa fotografia con quello che c'è, con quello che esiste lì davanti. Per cui, ecco, guarda, non sapevo che cosa facevo, salto da un momento all'altro. Questa qui è un'immagine di Renato che ha partecipato al concorso Car de Visite, il formato è Car de Visite, e Renato non poteva fare questa fotografia se non aveva davanti la modella, cioè è quello che succede. Tu puoi con tutte le altre forme di arte ricordare, ricostruire, disegnare, dipingere, cantare chi è assente o recitare parole, una poesia, ma la fotografia non può prescindere dal fatto che c'era qualcuno in quel determinato momento che era presente lì davanti all'obiettivo. In questo caso poi è una cosa speciale perché questa è esattamente la lastra argentata e quindi specchio che è stata dentro la fotocamera davanti a questa ragazza in quel preciso istante, in quel preciso momento. Quindi è una testimonianza impronta di presenza. Perché per parlare delle carte visite parto da qui? Perché i primi procedimenti fotografici storici realizzano delle immagini che sono dei positivi unici. Vuol dire che la lastra che era entrata nella fotocamera si imprime con il riflesso della luce del soggetto e quella è, ne esiste una copia. Se si vogliono fare co tante copie, bisogna fare tante fotografie. Questo con il daguerrotipo per tutta una serie di anni che vanno dal 1839, invenzione del daguerrotipo, fino a vabbè, dovremmo parlare anche per esempio di Talbot e della stampa negativa positiva di Herschel, dei procedimenti su carta fotografica, calotipia, ma non lo facciamo perché se no facciamo notte, e quindi immagini praticamente uniche. Nel 1851 Friedrich Scotch Archer trova il modo di fare un altro tipo di immagini, non su una lastra di rame argentato, ma su vetro, quindi un procedimento già in partenza più economico che utilizza il colloidio. Il colloidio è una sostanza molto collosa, di origine organica, tutto sommato, che ha la caratteristica di sciogliere gli alogenuri d'argento.
Siamo ancora sostanzialmente, quando lui la inventa e comincia a fare le prime lastre con metodo del colloidio umido, siamo ancora con le immagini praticamente a positivo diretto unico, come se fossero delle Polaroid. Il colloidio ha la caratteristica di disciogliere, come dicevo, gli alugenuri d'argento, perché il problema di riuscire a sfruttare la fotosensibilità di questi sali si scontrava col fatto che lo ioduro, il cloruro, il bromuro di argento non ci stanno fermi sul vetro, scorrono via. Ci vuole qualche cosa di molto colloso, tipo melassa, miele per capirci, ecco. E il colloidio si presta in maniera eccellente a questo tipo di lavoro. Dopodiché, dopo la sensibilizzazione, non entro nei dettagli del procedimento, ma il fatto è che si riesce ad ottenere un positivo unico, un positivo che in realtà è un negativo. Portate pazienza che pian pianino arrivo anche alla carte di visita. È un negativo. Avendo un negativo, il signor Herschel spiegò a Talbot, che non si capacitava del fatto di avere i toni invertiti, e diceva: cavolo, io tengo il nero dove c'è il bianco dove c'è il nero, non ce ne vado fuori. Herschel gli spiegò che non bastava semplicemente fare il negativo di un negativo per ottenere il positivo. Bene, la strada intrapresa attraverso l'invenzione delle applicazioni del colloidio umido su vetro porta appunto a questo, che è un ambrotipo che vedete che non è riflettente come un daguerrotipo, è molto più leggibile, e quando noi parliamo di daguerrotipi parliamo di questo, cioè di ambrotipi parliamo di questo genere di immagini presentate in questo modo, perché questo tipo di confezione ci permette di vedere in positivo una cosa che positiva non è. Adesso ci arrivo. Perché chiamiamo ambrotipi per estensione tutte le realizzazioni con il colloidio umido, mentre invece l'ambrotipo brevettato dal signor Cutting, che si chiamava Ambrose, e da lì è nato il nome ambrotipo, il brevetto è un'altra cosa, che è questo qui. Beh, intanto si vede più o meno che assomiglia all'immagine precedente. L'immagine precedente, avete visto, è molto più profonda e cremosa nei toni. Questa è molto brillante, anche perché ha subito un trattamento di chiarificazione, di sbiancamento con il cloruro. Ecco, in fotografia poi alle origini si usavano tutte sostanze tossiche, velenose, che poi sono diventate poi proibite, e che hanno fatto strage di garzoni di camera oscura di quel tempo. Bene, allora, questo qui è un ambrotipo propriamente chiamato, brevetto del signor Cutting, che ha questa caratteristica, è su vetro e, vediamo un po', è double face, come si vede. Perché è double face? Perché dietro c'è questo sfondo di contrasto in velluto nero, ma in realtà è un negativo. È un negativo leggero, vedete che è trasparente? Ecco, guarda qua. Vedi che è trasparente, un vetro trasparente. Diventa positivo quando va a finire su un fondo di contrasto. Vediamo. Vediamo se riesco a farlo vedere. Quando ha un fondo di contrasto diventa positivo, ma è un negativo. Ok. Allora, dal 1851 e poi 1852, e tanto più rapidamente col 53, si afferma la lavorazione fotografica col colloidio umido su vetro, e su vetro si ottengono i negativi. I negativi possono essere stampati in positivo. Ed eccoci finalmente alla possibilità quindi di andare da un negativo a stampare i positivi. Arrivo, questa è una carte visite, ma ci arrivo dopo, ci arrivo presto, perché avevo preparato anche questo. Questa è una carta fotografica fotosensibile
dimensioni 1824 e il 1824 è molto vicino alla lastra piena di Daguerre, quindi la nostra fotografia, le misure strane che abbiamo oggi derivano dalle misure delle fotocamere e delle lastre di Daguerre. In realtà la lastra piena americana è maggiore, quella europea sostanzialmente daguerrotipo è 17x24, che è una lastra grande più o meno così. Ok. Allora, che cosa facevano i daguerrotipisti e poi anche i ferrotipisti che utilizzavano la lastra piena? Dalla lastra piena potevano andare a ritagliare la mezza lastra, il quarto di lastra e così via. Invece a un certo punto, per la testa di alcune persone, tra cui il francese Disdery, passa l'idea che se si prende questa lastra 18x24 è possibile riuscire a fare 8 immagini con le dimensioni di 6x9, un 6x9. Praticamente questo qui è un 6x9, ci possono essere delle finestrelle, è possibile impressionare successivamente queste finestre oppure fare un ritratto intero di dimensioni maggiori e poi altri 4 piccini in formato carte visite, oppure si possono impressionare 4 immagini che poi sul vetro possono essere stampate contemporaneamente su un solo foglio di carta fotosensibile. Questo significa che la lavorazione di preparazione e sensibilizzazione della lastra, pulizia e tutto quello che ci vuole, è una lastra. Poi si riescono a ottenere sulla stessa lastra 8 fotogrammi stampati per contatto, ci danno 8 immagini che possono essere ritagliate e incollate su un cartoncino. Quindi il prezzo si riduce notevolmente e poi una volta che hai stampato questi, scendo, faccio venire il mal di mare, una volta che hai stampato questi 6x9 su fogliettini di carta albuminata, che è molto sottile e delicata, tende a ritirarsi, ad accartocciarsi. Se si incollano su un cartoncino, ci stanno alla grande, stanno belli spianati e praticamente il grosso del costo della produzione fotografica è la ripresa, quindi la posa, entrare in studio fotografico, farsi accogliere, trovare la luce, eccetera, a parte il fatto che poi a un certo punto molto diventa automatizzato e omologato e ripetitivo. Però una volta che il fotografo ha in mano la sua lastra con le 8 pose è in grado di stampare ogni colpo sono 8 immagini, poi si ritagliano, si incollano e quindi è in grado di consegnare il fotografo o la fotografa, perché non erano poche neanche le fotografe, è in grado di consegnare al cliente un minimo, l'ordinativo minimo era appunto 8, ma anche 12, 16, 32 e multipli. Gli attori, per esempio, e personaggi politici o le persone che avevano artisti, che avevano necessità di farsi conoscere, si facevano stampare questi biglietti da visita portrait, quindi ritratti, perché li tenevano preziose scatoline, preziose più o meno decorate o anche in cartone, e le distribuivano a tutti quelli che incontravano e conoscevano. Cioè, se noi fossimo in presenza e ci fossimo visti a Firenze, io, prima di concludere la serata, avrei tirato fuori la mia scatola delle carte di visite e vi avrei omaggiato tutti. Ma voi stessi avreste già avuto in tasca le vostre carte di visite per contraccambiare e quindi ce ne saremmo tutti tornati a casa con un ricco bottino di carte di visite, delle quali poi non è necessario conoscere il nome della persona rappresentata. Perché è la figura stessa che è una firma, perché ti dice chi è e noi ci ricordiamo chi è. E poi lì si apre un altro discorso sulla memoria e sulla rappresentazione della figura. Fatto sta che la nascita della carta visita è questa, nasce come oggetto destinato allo scambio e quindi
di valore di costo decisamente vile, quindi siamo sull'ordine di praticamente di quello che sarebbero 20-30 centesimi ogni immagine, quindi il costo è molto limitato e quindi ciò permetteva di utilizzare questo tipo di fotografie come biglietto da visita, un biglietto da visita che raccontava della persona. Per lungo tempo è stato considerato che la carte visite fosse una rappresentazione piuttosto omologata, cioè tutte uguali, ecco. La carte visite nasce soprattutto come rappresentazione a figura intera. Ci sono degli arredi di studio, poi anche non parliamo di come appariva lo studio, perché è molto complicato dal punto di vista dei tendaggi, perché non esisteva illuminazione artificiale e la luce veniva controllata con dei tendaggi in quello che praticamente era una grande stanza a vetrate. All'inizio le fotografie sono soprattutto all'inizio, quando dico all'inizio vuol dire all'inizio dell'epoca della carte visite. E l'anno d'inizio possiamo ritenere che sia, io direi addirittura, possiamo sbilanciarci a dire che l'anno d'inizio è il 1859. Figura intera, però già la figura intera ci racconta delle cose, sia come abbigliamento, come atteggiamento, come relazione tra le persone. Per esempio, nelle carte visite d'epoca è abbastanza frequente trovare il marito seduto e la donna in piedi, accanto al marito, in posizione quasi adorante, perché il marito era importante, determinante per la famiglia, capo famiglia che procurava tutto quello che era necessario alla famiglia, quindi persona di prestigio, quindi lui stava seduto, mentre invece questo riconoscimento, almeno formale, del ruolo femminile poi arriva decisamente più tardi. Allora, vediamo un po' qua. Vedete che tutte le persone sono appoggiate, sono saldamente appoggiate perché le riprese richiedono che si stia fermi per un secondo, 2 secondi, se poi la giornata era nuvolosa si arrivava anche ai 3 secondi, 4 secondi. Quindi la presenza del tavolino, mani in grembo, gli uomini con la mano infilata nel panciotto oppure appoggiata a una colonna, seduti, anche quelli che sono in piedi in realtà sono appoggiati per bene a qualche cosa. Ecco, questa è una carte visite piuttosto tarda, in esterno e quindi niente tavolino, c'è una seggiola, una povera seggiola, ma ecco, questo era il tipo di posa ricorrente. C'erano anche delle seggiole che avevano una specie di schienale imbottito che permetteva di appoggiarsi con le braccia in maniera da stare perfettamente fermi. Poi dietro le persone che stavano in piedi c'erano degli stativi con una pesante base in ghisa, una colonna che saliva da dietro e un fermatesta, un fermavita, certe volte anche un fermagambe. Quindi le persone in genere non sorridono perché sono tutte tese nella necessità di stare belli fermi. Per esempio i bambini andavano bloccati, quindi sono sempre fermati con 2 mani. Poi per esempio c'è tutto il genere della fotografia Hidden Mother, cioè con la mamma nascosta, vestita di nero, e c'è questo drappo nero dietro al bambino che serve per celare la madre, ma in realtà il drappo nero avvolge il bambino e ne blocca i movimenti. Quindi o venivano sgridati e brutalizzati per farli stare zitti, non era semplice farli stare belli fermi. E quindi questo è un criterio anche per stabilire l'epoca delle immagini, queste sono più recenti. Qui vedete un'altra persona invece che è in posa con la seggiola con il
con lo schienale imbottito. Anche qui ci sono ancora due persone ben appoggiate sia tra di loro che alla colonna, e quelli che non avevano bisogno di stare appoggiati erano i defunti. Ci sono fotografie post mortem. Ah, ecco, poi molte fotografie che non lo sono vengono passate per post mortem perché si vede una certa rigidità. Ma le fotografie post mortem intanto si riconoscono perché sono sempre celebrative. Cioè, le fotografie post-morte non mostrano mai una persona morta come viva, ma costituiscono un momento rituale per esorcizzare la morte, ma nella quale non si nasconde la morte come in questa immagine. Altro saltino, andiamo a vedere. Ecco, abbiamo visto tutte donne abbigliate con abiti molto lunghi. E invece alle adolescenti era concesso a questa trasgressione di mostrare le caviglie, non nude perché sarebbe stato veramente eccessivo, però si vedeva un pezzo di gamba e le caviglie, questo era un abito da adolescente, come adesso certo abbigliamento viene concesso alle adolescenti, ma viene criticato ferocemente per le persone di maggiore, per le ragazze di maggiore età. Ecco, questo era un abbigliamento considerato adatto a una ragazzina o un ragazzino. Ecco, invece questi qui sono molto tradizionali, sempre persone sedute. Allora, ecco, io mi ripromettevo di fare una cosa che non ho fatto. Ah, poi ci potevano essere le immagini fotografiche, le cartevisi colorate a mano. Mi ripromettevo di fare una cosa, e che faccio adesso, che è mostrare i dorsi. I dorsi mostravano il timbro, il logo del fotografo con l'indirizzo, per cui questo ci permette di stabilire la provenienza e anche l'epoca, perché per l'attività di certi fotografi, per esempio per Montabone, che ha avuto poi diverse filiali, avere una carte visite che è in via dei Banchi numero 3, mancano le altre filiali, mancano gli indirizzi successivi, e quindi ci permette, come studio storico, di stabilire un ordine di tempo e stabilire che questa immagine è stata fatta non prima di e non dopo un determinato anno. Qui ne vediamo una datata 66. Ho detto che soprattutto le carte visite si affermano a partire dal 1859, perché in quell'anno c'è Disderi a Parigi, che ha appena aperto il suo studio prestigioso, e ci sono tutti gli alti ufficiali dell'esercito che si appresta a partire per la campagna d'Italia, che si fanno fotografare. Napoleone tra i primi sicuramente, Napoleone III, ma poi tutti gli altri non vogliono essere da meno dell'imperatore, quindi vanno da Disderi, Nadar e tutti gli altri grandi fotografi, e quindi scoppia questa mania della carte de visite, che viene utilizzata appunto come scambio e anche come mezzo di riconoscimento e autoriconoscimento. Cioè, queste persone si facevano conoscere come attori, cantanti, ballerine, ufficiali di cavalleria, dal loro abbigliamento e non esclusivamente dal volto, ma anche dal tipo di vestiti, di decorazioni, di gradi che erano in grado di esibire. Per cui, ecco, capiamo subito che queste due donne qui ci stanno raccontando una storia diversa di quello che era il loro livello sociale. Quando queste immagini venivano donate agli amici, servivano appunto per dimostrare che si era qualcuno, si contava qualche cosa. E poi, ripeto, dietro ci sono carte visita addirittura senza nessuna scritta, e sono in genere quelle più antiche. Poi ci sono timbri molto semplici, e poi avete visto passare. Ecco, questa per esempio è Montavone, Torino, questo qui via della Rocca, è una delle
delle dei primi anni della carte de visite. Altre immagini invece, per esempio vedete questa, appartiene a un periodo decisamente più tardo. Io mi sto rendendo conto che il tempo corre e io volevo farvi vedere un mare di cose e invece non ci arrivo. Dai, ancora qualche colpettino di queste qua. Si capisce che fotografia tattile vuol dire il piacere di tenere in mano queste cose, tenere in mano queste figure, queste persone che hanno qualcosa da raccontare. Questo è un formato a visita piuttosto tardo, qui siamo agli inizi del Novecento. No, sono tutte una diversa dall'altra, per cui ci sono il sistema Crozat, la stampa al carbone, una quantità di produzioni estremamente diversificate. Siccome non c'erano sistemi di documentazione, cataloghi e riviste che permettevano di conoscere il mondo, c'erano le fotografie di botanica che permettevano di identificare, riconoscere e classificare i fiori, fotografie che permettevano di conoscere le opere italiane, per cui chi faceva il Grand Tour veniva in Italia, acquistava le carte de visite quantomeno, o altri formati di stampa albumina maggiori, per poter vedere i monumenti italiani, le opere d'arte italiane, e poi andare a casa e mostrarle, visto che non c'era la televisione, alla sera si guardavano le carte de visite. Le carte de visite possono avere una incisione assolutamente spettacolare e quindi per osservarle pienamente spesso necessitano dell'osservazione con il lentino. La carte de visite appunto esplode a partire dall'inizio della seconda metà dell'Ottocento e continua fino a poco dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale. Ecco, io ho alcune carte de visite di famiglia. Questo qui, per esempio, è il Pietro Chiesa morto sul Monte San Martino nel novembre del 1916, e mio padre prese il nome da questo signore qua che era della famiglia e era appena morto, e quando nacque mio padre gli fu dato lo stesso nome per ricordarlo. Eccolo qua, cilindri, cioè tipi di abbigliamento che ci raccontano. Ecco, questo signore per esempio ha un cilindro molto alto e questo qua invece ha un ombrellino, una bombetta, che per allora erano segnali di appartenenza, cioè anche il tipo di abbigliamento. Ci diceva se era un bohemien, se era un artista, come dicevo, se era un poeta. E quindi servivano queste immagini per cercare di farsi conoscere e riconoscere. E dietro avevano tutte, quasi tutte, almeno dal 1866-67, poi tutte hanno questo tipo di riconoscimento. Questa invece vedete che è del 63 e quindi è molto più povero, la grafica è molto meno ricca. Dopodiché che cosa è successo? Che a un certo punto i collezionisti di fotografia hanno cominciato a interessarsi a questo tipo di immagini. E aspetta, c'è ancora qualche cosa in giro? Sì, aspetta, volevo. Dai, riempio con qualcosa ancora davanti qua, intanto che chiacchiero. E quindi è venuta la voglia, i collezionisti sono stati punti vaghezza di cominciare a raccogliere queste immagini, perché queste immagini servivano a fare altre cose. Servivano per conoscere non solo i costumi, cioè c'è per esempio chi colleziona carte de visite per fare le collezioni dei costumi dell'area napoletana, oppure per studiare il Risorgimento. Poi c'è Nardozza, per esempio, a Roma, che colleziona zuavi, guardie pontificie, nobili, eccetera. Quindi tutto quello che è la storia risorgimentale, però riferita al papato. Quello che io ritengo il più grande collezionista italiano di carte de visite, e non so in quale posizione europea,
è stato il papà di Matteo, Gianluigi Parpani, che ha curato specialmente il collezionismo dei personaggi e delle divise che hanno caratterizzato il Risorgimento. Se noi possiamo conoscere l'aspetto che hanno queste persone, le persone che hanno unificato l'Italia e che da Garibaldi a Cavour e anche ai garibaldini meno conosciuti, noi conosciamo i volti, le espressioni di queste persone proprio attraverso la carte visite. Quindi la carte visite ci permette di ricostruire la storia sociale, e qui però bisognerebbe aprire un lungo discorso per capire quali sono gli elementi che ci permettono di raccogliere deduzioni e conclusioni. Che divisa è questa? Gira la bene. Non ho capito, c'è una domanda? Procedo? Vabbè, allora vado avanti. Per esempio, anche il ruolo della donna attraverso queste fotografie è possibile cercare di dare una definizione storica e sociale più precisa. Morale della favola, si sono create queste raccolte, queste persone che hanno speso una buona parte della loro vita a ricercare e collezionare questi prodotti. Io sono un ben misero collezionista perché mi occupo di processi, non ho mai approfondito più di tanto la carte visite, fino a quando un evento improvviso e drammatico ha colpito tutti gli amici, perché era una rete è ancora una rete di amici che si conoscono, si stimano, si frequentano per scambiare informazioni. Un evento veramente drammatico ha colpito la famiglia Parpani e improvvisamente è venuto a mancare l'amico Gianni. A questo punto, tra i collezionisti e gli amici, è nata l'idea di fare qualcosa che lo ricordasse e che valorizzasse tutto il suo lavoro. Abbiamo trovato in Matteo una persona splendida che si è accollato l'impegno e anche il peso economico di valorizzare la collezione paterna, e abbiamo deciso di inventarci una cosa che è questa, che è il concorso per carte visite contemporanea. È un concorso che si occupa della reinterpretazione del formato fotografico carte de visite, ma con fini espressivi, creativi e innovativi. Cioè, ci siamo detti, ma perché non è possibile ancora oggi tornare a fare fotografia in carte de visite? Perché è un formato spettacolare. Realizzare fotografie in carte de visite costa veramente poco, perché sono delle stampe che hanno una misura estremamente ridotta, perché sono dei 6x9, poi spesso sono montate con un cartoncino di dimensioni leggermente maggiori che permette di andare a scrivere qualche cosa, qualche nota anche sotto l'immagine, e quindi questi gioiellini diventano opere d'arte che possono benissimo essere anche valorizzate come opere d'arte, perché comprare una fotografia di un grande autore diventa anche molto costoso, mentre invece scambiarsi carte de visite diventa una cosa a portata di mano di tutti. Quindi ogni anno, e questo è il terzo anno, è nata questa idea di realizzare le carte de visite contemporanee, di farle convergere a Lodi, di stampare un meraviglioso catalogo, e il premio fino adesso era stata premiata la fotografia migliore, la carte de visite migliore. In realtà da quest'anno premiamo il progetto, quindi l'autore, la confezione, l'idea, e il premio vero però sta nel fatto che ogni partecipante, quindi tutti i partecipanti, hanno una loro pagina dedicata con la riproduzione delle loro immagini, che devono essere necessariamente fotografiche, ma possono essere anche collage, per esempio, come vediamo qua, o comunque, ecco, possono essere soluzioni le più varie,
basta che si rispetti il formato fotografico, il soggetto è libero e l'interpretazione è lasciata alla creatività piena del fotografo. Qui vediamo le carte de visite di Renato Piazzini, vediamo se la abbasso un po', eccole qua, queste sono quelle che hanno partecipato al concorso di quest'anno. Il progetto di Renato era quello delle modelle, molto raffinata anche raffinato il dorso, perché ha un lavoro di una trina, di un merletto, non so come definirlo, che va a interferire anche con la figura della modella, quindi c'è un gioco grafico molto raffinato. Vado via velocissimo perché vi mostro le immagini invece presentate da Massimo Maccherelli. Vedete sia il dorso che lui ha studiato, o poi il dorso può essere fatto sia fotograficamente che anche a mano, dipinto, cioè si può usare su l'acquerello, il rossetto, qualsiasi tipo di intervento, le polverine luccicanti che usano i bambini, cioè nulla vieta di sfidare questo piccolo formato con creazioni che lasciano libero campo alla fantasia e alla creatività. Quindi la base deve essere fotografica, il formato è questo, ma poi ci possono essere per esempio Polaroid, poi tante immagini hanno dei testi che si integrano e che vanno disposti sequenzialmente, e qui adesso io non credo di non avere il tempo di farlo. Per esempio un altro lavoro molto bello è quello di Luisa Bondoni, che ha messo il suo cagnetto fotografato insieme a lei, ma in realtà questo è il dorso dell'immagine fotografica. Aspetta un attimo che vedo di origine. E in realtà è un omaggio a fotografi e immagini famose, quindi a autori, fotografi che hanno utilizzato l'autoritratto insieme al loro cane, e così ha fatto Luisa Bondoni. Dopodiché ecco, l'immagine che ha vinto l'anno scorso è un cianotipo che qui a video non riuscite ad apprezzare. È una stampa con un processo fotografico antico reinterpretato, e anche qui non riuscite a capire, ma questo è un collage, cioè è un inserto di un'immagine a colori insieme col cianotipo. Dietro ci sono dei timbri con inchiostro cianotipico, e quindi alcuni autori appunto hanno realizzato costruzioni di questo genere, o fotografiche o grafiche, o addirittura manuali. Poi un altro bellissimo lavoro è questo, che è dedicato a Remedios, 100 anni di solitudine. I dorsi sono fatti in questo modo, e invece le immagini sul recto sono queste. Vedo che non ho tempo, ma in realtà ognuno di questi è un progetto fotografico di grande valore, e uno studio di creazione artistica spesso profondo e nato da riflessioni che permetterebbero di fare anche delle belle chiacchierate su queste immagini. Questa è Ilaria Feoli, che si è fotografata con la sua bambola, non si può vedere, ma ha creato un vestito, quello assolutamente identico a quello della sua bambola, posata praticamente come se fosse specchiata, e sulle due carte de visite c'è scritto "non ti ho mai" e dall'altra parte "dato un nome". Poi ci sono, volevo farvene vedere tante, ve ne faccio vedere solo poche, perché questo qui è un lavoro di Andrea Dell'Aglio, e queste sono stampe Brune Van Dyck, e sono stampe con un procedimento di sensibilizzazione artigianale che ripercorre
insegnamento dei precursori della fotografia, anzi dei pionieri della fotografia. Ma in realtà si può stampare anche da matrice digitale, con qualsiasi tipo di stampa, i pigmenti, getto d'inchiostro, quello che si vuole, perché alla fine, lo dico provocatoriamente, non esiste l'immagine digitale, perché se la vediamo vuol dire che è analogica, noi siamo analogici, vediamo attraverso i sensi e pertanto queste sono, per esempio, stampe argentiche. E ecco, questo è un complesso di quattro carte visite, ma in realtà uno è un negativo su carta, che poi è stato ristampato in positivo, è stato ritagliato, ma in realtà questo è il negativo matrice originario, per contatto ha creato questo positivo e quindi si crea questo gioco di queste quattro immagini. Un altro bel lavoro, per esempio, è quello di Tony Cunico, che ha realizzato questa ricerca al tempo del primo lockdown. Lo sta proseguendo ancora adesso. E tanti di questi lavori non nascono per la carte visite, nascono come ricerche fotografiche o prodotti che già i fotografi e le fotografe avevano già, e semplicemente si sono limitati a stampare in un formato diverso con opportune varianti per poterle adattare al concorso. Però in realtà questa che state vedendo è l'estratto di una mostra fotografica che diventa rappresentata attraverso la carte de visite. Poi ci sono procedimenti off camera, cioè realizzati non attraverso la stampa fotografica ma con la fotocopiatrice a colori. Eccola qua. Poi per esempio vediamone ancora uno, perché dopo magari vediamo di passare alle domande. Questo qui è Paolo Roscini, che ho visto che era in collegamento, che adesso mi sta sfuggendo perché le stampe dovevano essere quattro. Eccolo qua, le stampe devono essere quattro, ok, che è un lavoro che si chiama A occhi chiusi. Sono stampe a cui non rende giustizia la visione adesso sul display. Vedete che il dorso è stampato con un timbro secco. Paolo Roscini ha realizzato queste stampe col metodo della callitipia. Quindi ci si può sbizzarrire proprio con i più diversi progetti. Vi faccio vedere qualche cosa invece che non fa parte del concorso, ma che è nato l'ultimo dell'anno. Ho detto ok, ci troviamo tutti insieme, ho chiamato un gruppo di amici e ho fotografato il monitor con la fotocamera Minutera, che è una macchina fotografica di cartone come questa, che produce negativi su carta. E dopodiché è successo che il mio positivo è diventato una cosa di questo genere, quindi io ho fotografato tutte queste persone e alla fine che cosa è successo? Che Michela Mazzoli, ognuno dei partecipanti ha fotografato a sua volta il monitor e ha reinterpretato le immagini degli altri. Per esempio Michela Mazzoli ha realizzato delle stupende carte de visite, sul dorso vediamo quello che lei ha fotografato a monitor in bianco e nero, e poi c'è questa specie di tasca che ricorda data, occasione, tecnica, eccetera, per cui ci sono tutte le carte visite dei partecipanti all'ultimo dell'anno. Abbiamo celebrato l'ultimo dell'anno con una grande serie di uno schermo solo, e da uno schermo poi sono state ritagliate le immagini. Questo Paolo Roscini, Claudio Venturini, la Barbara Cattaneo, amici, stavo cercando anche Matteo, che da qualche parte ci deve essere nascosto, che però adesso non riesco a trovare, che fa parte della serie. C'era Franco Gengotti. Eccolo qua, Matteo col suo canino. E quindi ci siamo divertiti tanto a fare fotografia,
tattile partendo da uno schermo e arrivando poi a realizzare delle card de visite. Quindi questa qui è la mia piccola collezione di card de visite realizzata la sera dell'ultimo dell'anno e me la tengo generosamente conservata in quella che è la mia scatola delle meraviglie. Meraviglie spettacolari, per esempio questo è il lavoro di Tania Palazzi che ha rievocato e esorcizzato la perdita di suo padre. In realtà queste fotografie sono realizzate a suo suocero. Non si vedono. Ah sì, perché io qua ho una visione strana. Aspetta. Leggero e suona l'armonica. Ops, mamma mia. Leggero scorre, si è spogliato e lascia le scarpe alla fisarmonica ancora in mano. Leggero scorre l'ordine, la figura è uscita, assente. E quindi questo è per cercare di far pace con un lutto, e l'unica cosa che rimane è la fisarmonica a terra. Questa cosa tenerissima con questa luce molto bianca, immagini molto luminose che ancora una volta dico il monitor non è in grado di rendere. Questa fotografia un portfolio, argentica, parole povere, un portfolio. Sono 6x6 stampati a contatto. Tu pensa che puoi fare con le stampe a contatto della pellicola 6x9 e la misura esatta della carte di visita, e fai carte di visita argentica, che non è più o meno degna di altre forme fotografiche, perché quello che conta è che cosa ti serve, che cosa vuoi fare e quali sono i tuoi obiettivi espressivi. Allora, scusa, le misure sono quindi 6 in orizzontale e in verticale? Allora, se voi andate a vedere sul sito, ve lo metterò qua, non riesco a mettervelo, lo dico qua. Allora, voi andate a vedere su www.gri Genova Rieti Imola gri.it e trovate in prima pagina il regolamento del concorso, ogni dettaglio sul concorso. In pratica si tratta di spedire 4 fotografie tattili, e che di questo tempo è una bella sfida per chi fa veramente fotografia espressiva, artistica, perché se voi andate nelle maggiori gallerie italiane ma soprattutto straniere, aprite il laptop o presentate un portatile, uno smartphone, vi danno calci nel culo, francamente, perché siamo nel momento in cui chiunque è capace di sfiorare uno schermo. E nel momento in cui c'è l'universo mondo che è in grado di sfiorare uno schermo e ottenere magari delle immagini di immenso prestigio, significato e funzione, però dipende da che cosa vuoi fare. Vuoi fare cronaca, è chiaro, devi uscire col digitale, perché se fai reportage devi poter trasmettere subito, devi avere la fotografia deve funzionare in un modo determinato, mentre invece se fai espressione artistica, credo che inevitabilmente devi dare, scusate, devi dare corpo all'immagine. Ecco, è importante capire, l'immagine è la figura, la fotografia completa tutto il suo processo quando prende corpo. Prendere corpo non è che vuol dire necessariamente fare la grandissima stampa che finisce in galleria, può essere anche solo la carte di visite, che in questo caso diventa poi mostra itinerante. Appena ci liberano dal Covid, la prima mostra di queste carte di visite sarà Brescia Museo della Fotografia, dopodiché è già stata prenotata per... arriva poi anche a Firenze, attraverso Fotonomia e l'amica Barbara Cattaneo, l'associazione Fotonomia. Poi Spilimbergo, Cuneo, se ci lasciano far girare queste immagini, sono destinate a diventare mostra itinerante. E ripeto,
L'immagine è piccola, costa poco e quindi si gestisce agevolmente, però è immagine tattile, non meno dignitosa come le grandi stampe a grande formato, che diventano oggetto e quindi lì la fotografia prende corpo, anche se è fatta, per esempio, stampata con gli inchiostri. Quando io parlo di fotografia tattile, parlo anche di libri fotografici, cioè tutte le volte che la fotografia diventa qualche cosa che poi puoi mettere in un cassetto, puoi mettere via, ma continua a essere accesa, persistente, attiva, esiste anche se te la dimentichi, come la carte di visite, possono dimenticare, finite in una cantina, ma dopo mezzo secolo saltano fuori e ancora continuano a raccontare la vita, le speranze, gli sguardi di quelle persone che magari... che non esistono più e che, dei quali magari i loro stessi familiari hanno perso memoria, ma tu guardi negli occhi ancora queste persone perché sono ancora attraverso la fotografia presenti. Quindi la fotografia ha questa enorme magia quando diventa corpo, quando diventa libro, stampa, e anche se è una piccola stampa, perché è qualche cosa che rimane persistente e sopravvive anche a noi, cioè noi collezionisti siamo custodi contemporanei di queste cose, e queste cose poi in realtà continuano nel tempo a raccontare le loro storie. Vi ho stufato abbastanza? No, per niente. Dai, allora, io vi invito a partecipare perché, male che vada, vi arriva a casa due copie, ciascuno riceve, ognuno dei partecipanti riceve due copie di questa pubblicazione e con, vi dicevo, con pagina dedicata individualmente. Se siete artisti potete aggiungere nel vostro curriculum prestigioso la partecipazione al premio Gianluigi Parpani per Carte de Visite Contemporanea. Dopodiché questi progetti che magari sono nati per la Carte de Visite poi possono diventare portafoglio e mostra e anche libro e quindi creare anche qualche cosa di più importante. Oppure può essere esattamente il contrario, qualcuno ha fatto un lavoro che può rivivere, prendere ancora nuova forza e raggiungere molte più persone diventando carte de visite che poi partecipa a questo tipo di evento collettivo, che è una festa collettiva che coinvolge tutte le persone che partecipano e che alla fine entrano in contatto, perché nel momento in cui faremo le mostre ci ritroveremo davanti alle nostre immagini, davanti alla carte de visite, e avremo questa possibilità di condividere questa esperienza, di accarezzare con gli occhi queste immagini, ciascuna delle quali scrive le proprie storie. Per esempio questa è la pagina di Michele Santoro che ai tempi nei quali si faceva fotografia con la fotocopiatrice, erano gli anni 60, ed era un signore che si chiamava Andy Warhol che usava la xerografia. Michele Santoro ha fatto le xerografie in quegli anni e dopo le ha ristampate decenni dopo, e quindi queste sono ridotte le riproduzioni delle xerografie, quindi delle fotocopie delle mani di suo padre, che nel frattempo è purtroppo scomparso, e sono le mani di un contadino, quindi sono mani che hanno sofferto, vedete che c'è un dito addirittura deviato da un incidente di lavoro in campagna, sono segnate dal tempo, dalla fatica, dagli anni. È spettacolare questo tipo di lavoro. Vittoria Ghiotto, non l'abbiamo vista, è una viaggiatrice, per esempio. Di Firenze, Gloria Marco Munuera, è un'artista e docente. Hanno partecipato tanti grandi autori e quest'anno conto ancora sulla partecipazione degli artisti visuali. Perché chi arriva qui, chi partecipa a questo tipo di stimolo, può definirsi a buon diritto un artista visuale,
perché i fotografi con la PH di photographer, quelli vanno in caccia di like e si accontentano dei file. Le persone invece che vanno in cerca di fotografie tattili e che si esprimono la fotografia attraverso la presenza del corpo, corpo fotografico, e quelli per me sono artisti visuali e creano non immagini, non figure, ma opere. Basta, vi ho stufato a morte. Gabriele, scusi, si possono fare anche orizzontali? Ma certo che sì, ma tu puoi fare dietro quello che poi ne hai voglia. Hai visto questo qui? È una carte de visite, ma poi in realtà, oh mamma, in realtà poi ha un suo dorso, ma addirittura una tasca. Addirittura c'è chi ha fatto carte de visite che si ripiegano, carte de visite in cui tu fai una fotografia davanti e dopo la stessa fotografia di dietro, cioè per esempio ritratto e acconciatura. Però, ecco, non fatevi condizionare dall'idea che le carte de visite di un tempo fossero ritratti, perché il gioco diventa bello quando diventa creativo e provocatorio. Per esempio, prima di fare questa chiacchierata stasera, mi era venuta l'idea di dire, ok, agli amici questa sera vado a proporre un progetto da fare, per esempio, tu esci e sul marciapiede fotografi 4 cacche di cane, ma vicine, fatte col macro, illuminate da Dio, con tutte le luci a posto, la composizione perfetta. La fotografia è una cosa che funziona un poco come la magia che adesso mi sfugge, il re Mida, che tutto quello che toccava diventava oro. La fotografia, tutto quello che tocca lo fa diventare dignitoso. Ho parlato di cacche di cane, ok. Uno invece esce di casa e fotografa 4 tombini della sua città, tutti diversi, di epoche diverse. Oppure siamo in Covid, zona rossa, vai sul balcone e fotografi 4 foglioline dei fiori del tuo balcone. Poi, non contento di stampare la fotografia, li spremi, li pesti e con il succo di ciascuno vai a colorare le carte de visite. Puoi fare tutto, puoi usare il filo per cucire, la colla, cioè la base deve essere fotografica. Dopodiché la fotografia poi ti serve per fare altro, non ti serve per fare un documento, ti serve per esprimerti, per cui dovete sentirvi liberi di usare colori, materiali, piegare, tagliare. Vai fuori, fotografi 4 monumenti della tua città, poi fai le 4 stampine 6x9, le fai a pezzettini, le mescoli e le riassembli, fai venire fuori 4 creazioni nuove che sono le fotografie di 4 monumenti mescolati. Cioè non c'è limite, l'importante è l'ispirazione e il desiderio di partecipare a questa avventura creativa. Scusa, un'informazione tecnica. Chiaramente la foto deve essere 6x9, questa è una regola, giusto? Allora, se guardi su gri.it c'è spiegato che tu devi stare dentro il 64 mm per 104. Dopodiché puoi fare anche una cosa minuscola. Puoi fare un pallino in centro e tutto il resto è carta. Benissimo. Quindi l'importante è che la fotografia stia montata sul cartoncino di supporto. Ecco, l'altra domanda era questa. Il supporto, cartoncino o che sia, cioè deve essere per forza cartone o può essere metallo, può essere stoffa? Si può scegliere. La domanda fa parte della creatività, perché anche le carte visite di un tempo c'erano, per esempio le tintype erano su ferro, i processi antichi erano su cuoio, su tela, quindi basta che sia di una certa consistenza. Tu puoi utilizzare, abbiamo visto anche delle fotografie che erano su celluloide, qualsiasi tipo di materiale. Quindi il vincolo è solo il formato e deve essere un processo. Il formato del supporto ha una dimensione oppure è libero? Allora siamo arrivati fino, credo, al millimetro, millimetro e mezzo, perché dopo diventa fastidioso se troppo spesso. No, scusa, non lo spessore, proprio le dimensioni del supporto. Allora, le dimensioni del supporto sono entro il 64x104, il che vuol dire anche un 6x10,
un 6x95, un 62x, quindi non è che ci fossilizziamo, perché anche tutte queste carte, se io le prendo e le faccio cadere, sì. Tu vedi che non ce n'è una uguale all'altra, perché okay. Non è che c'era uno standard, come larghezza abbastanza, ma neanche troppo. Come lunghezza c'era un po' di tutto. Poco più, insomma, ecco. Ultime due domande, poi ti lascio in pace. Chiaramente è possibile usare dei colori tipo anilline, cose del genere? Immagino. Ovvio, sì, no? Tutto è legittimo. Bene. L'ultima domanda è molto pratica. Partecipare al concorso ha un costo? No, zero. Il costo è quello quello dei materiali che hai utilizzato e la spedizione. Dopodiché queste carte de visite però non tornano indietro, perché entrano a far parte del patrimonio è una collezione a parte, sì, che è collezione di carte de visite contemporanea del Museo della Fotografia. Viene custodito, cioè è di proprietà integra la collezione Parpani, ma il custode è il Museo della Fotografia di Brescia. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Gabriele. Sì, avanti. Posso chiedere io qualcosa? Sì, Roberto, vai. Allora, tornando indietro, volevo per curiosità sapere da Gabriele, quando ci andava dal fotografo, cioè il fotografo ambulante, le carte visite venivano consegnate in gruppi di 4 carte visite. Queste carte visite erano consegnate al cliente con un astuccio, per esempio prima quando ci andava dal fotografo c'era la busta in cui ci mettevano le fotografie, queste carte visite venivano consegnate libere oppure c'era un astuccio in cui venivano inserite queste carte visite e poi eventualmente allora nella seconda metà dell'Ottocento era d'uso consegnare le carte visite in un astuccio di cartoncino o quantomeno in una busta. Dopo è stato lo stesso processo delle fotografie, perché anche qualche decina d'anni fa, quando facevi stampare, ti davano un librettino. Perfetto. Poi dopo, questo qui è sparito, ti danno le bustine così, una busta di carta, appunto, e basta. Una volta c'era più dignità anche in quello che era l'aspetto commerciale. Ti lo chiedo perché ho visto tante carte visite e non ho mai visto un astuccio di carte visite. Almeno visivamente, se tu ce l'hai, non lo so. Sono rari, ma c'erano, ci sono. Sto realizzando un libro di storia della carte de visite e ne vedrai della collezione Parpani, almeno 2 o 3 della collezione Parpani, ma i collezionisti che curano proprio il genere raccolgono anche questo tipo di astucci. Perfetto, attendi il tuo libro allora, Gabriele. Anche per partecipare al concorso fa parte della presentazione anche la confezione di consegna. Quindi nella confezione di consegna ci sono, adesso non ve li ho fatti vedere, ma gente che ha creato degli astucci anche di grande valore, più che estetico, espressivo, cioè sono delle scelte legate per esempio con lo spago e sigillette con la cera lacca. Sì, questo qui l'ho visto nelle tue dirette, le ho viste io, questi piccole creazioni che il mio autore ha presentato. Qualche altro vuole intervenire? Io ho già scaricato il bando. Allora, ti prego di fare questo. Se voi avete la connessione Facebook, guardate, cercate Gabriele Chiesa, mi trovate, perché sono mascherato dal Covid, invece di avere la mascherina ho una macchina fotografica sul volto, e quindi mi chiedete l'amicizia, a quel punto lì siamo in contatto, mi potete fare qualsiasi domanda relativa al concorso o anche chiacchiere di fotografia, perché io su Facebook mi occupo esclusivamente di fotografia, quindi non annoio con immagini di gite, pizze e birre bevute al bar, che adesso non si bevono più per via del Covid e del lockdown. Però, ok, dai, se mi chiedete l'amicizia sarò felice di entrare in contatto e di rispondere a qualsiasi domanda. Gabriele, se si volesse fare una stampa, diciamo, con un metodo, diciamo, tra virgolette, antico,
come si fa a noi ora a cercare un posto e fare questo tipo di stampe? Allora, in genere, cioè è chi realizza l'immagine che se la stampa, però non rincorrere questo tipo di processo, cioè se già lo studi, lo pratichi e lo ricerchi, fallo, e però poi lo precisi dietro alla stampa, quindi dietro alla stampa, per esempio qua c'è scritto cianotipia e queste qui sono di un'artista russa che è l'amica Anna Melnikova, e quindi se adoperate un metodo, la reinterpretazione di un metodo storico, scrivete dietro di che tipo di processo si tratta, altrimenti si gioca alla grande con la creatività e non è che faccia premio il processo piuttosto che l'idea e il progetto. Ho capito, grazie. Grazie a te. Ora per gli amici di Firenze mi posso offrire come collettore e ponte per inviare le opere di quelli che vorranno partecipare al concorso. Al limite me le fate avere a me e per posta interna le posso inviare diciamo all'amico e collega Matteo Parpani. Ma non fai Massimo come il Ponte Morandi? Qual è la scadenza del concorso? Luglio. 2 luglio mi sembra. 2 luglio. Poi non saremo fiscali, perché a un certo punto, anche se arrivano 2 o 3 giorni dopo, non succede niente. Le opere vengono presentate al concorso, vengono comunque esposte? Tutte, a meno, che, saranno... a meno che siano francamente indietro, ma non è mai successo. Tutte quelle che abbiamo avuto, in genere sono persone che ci tengono a far bella figura e quindi tutte sono tutte, qualcuna magari un gradino in su, però sono tutte splendide da vedere, anzi quando faremo le mostre... ci saranno le mostre itineranti, vi invito a vedere perché è uno spettacolo per gli occhi. Sandra, cosa dici? Come? Ok, era Sandra oppure Antonio, volevi dire qualcosa? No, si volevo sapere se si possono presentare più progetti, tanto per dirne una. Allora, il limite per autore è 4 carte visite. Ah, 4 carte, quindi non 4 progetti, 4 carte visite. 4 carte visite, stop. Secondo me funziona se c'è coerenza di progetto, però finora, siccome si premiava la foto singola, c'erano anche autori che presentavano cose tra loro diverse. Siccome 4 già è un numero, cioè si presta molto bene per avere unitarietà, anche perché un aspetto del quello che si chiama autorialità è la serialità. Quindi se tu fai un bianco e nero di un paesaggio, il fiorellino a colori, perde impatto come lavoro d'autore. Invece se l'autore fa un progetto, nel senso che lavora su un tema, il gruppettino delle 4 immagini già subito ti salta all'occhio. Sì, ma può esserci anche l'idea di fare... un'idea della carte visite, quindi forse ne basta una, non so se riesco a spiegarmi. Abbiamo autori che hanno partecipato con una sola immagine. Ok. Scusa, ci sono delle selezioni o tutti coloro che partecipano vengono ammessi? Praticamente tutti quelli che partecipano vengono ammessi. Nel regolamento c'è, cioè che ogni autore è responsabile di quello che presenta, eccetera. E quindi ha sempre funzionato. Io ho lavorato con tanti collettivi fotografici, uh-huh, anche a progetti importanti, coinvolgendo persone proprio per chiamata come stiamo facendo qua. Uh-huh. Però quando uno sente che vuole fare questa cosa, la fa con la convinzione di doversi impegnare a dare un contributo riconoscibile come autore, e quindi al di sotto di un certo livello non arriva mai nessuno. Quindi io sono convinto che non ci capiterà mai
di fare una selezione scartando qualche cosa. Mm-hmm, grazie. Perché è la partecipazione già che è un segno di serietà, di impegno autoriale. Enrico, c'hai attivo il microfono. Sì, scusa. Dicevi che quest'anno comunque diciamo sottolineato di premiare il progetto. Sì, nel regolamento c'è progetto, quindi se uno... lì dipende dalla forza del... Poi io non sono neanche in giuria. Non ho... Cercherò di curarmi bene la giuria in maniera che facciano una scelta molto meditata e quindi che si prendano tutto il tempo. Magari prima farò vedere le immagini tempo prima in maniera che ci pensino su e nascano delle discussioni perché per rispetto per gli autori che hanno partecipato, perché nei concorsi scatta un po' questo meccanismo di dire dai scegliamo, premiamo, ma una cosa vitale è il rispetto per gli artisti e autori che partecipano. Quindi non può funzionare questo sì, questo no. Ci deve essere un confronto, un dibattito, bisogna andare a fondo di scelte che siano ragionate. Ok. Qualche altra domanda? No, mi viene solo un commento a quest'ultimo intervento. È una garanzia di serietà, questa è una cosa molto bella questa. Non si trova facilmente in tanti concorsi. No. Allora, te lo dico molto chiaramente, non è per piaggeria, ma è così. Cioè, io lo dico anche ai miei corsisti, quando arrivano in Image Academy. Dico, voi siete qui perché siete delle persone speciali. Voi qui adesso, nello schermo che ci vediamo, siete persone speciali, perché altrimenti uno sarebbe andato a vedere chi l'ha visto, avrebbe guardato il serie su Netflix. Cioè, se voi siete qui, avete avuto la pazienza di ascoltarmi e siete delle persone speciali perché vi interessa un certo tipo di impegno artistico, di conoscenza, di cultura, e quindi cioè già la selezione è già stata fatta. Se siete qua è, ripeto, perché siete speciali e fate delle cose speciali. Ma bastasse questo. Primi di nomi, però. Grazie. Dai, della serie facciamoci un applauso perché cavoli, ripeto, ah, sì, la fotografia vive attraverso cose come questa sera. Non attraverso me, ma attraverso voi che le rendete possibili. Perché... No, ma è stato molto importante invece questo suo intervento, perché appunto da parte nostra infatti non c'era una gran conoscenza appunto anche della carte visite e poi del concorso, nonostante che magari l'avevamo con Massimo, l'avevamo anche girato ad alcuni, ecco. Invece penso da stasera, almeno tutti quelli che hanno partecipato, io poi vi posso inviare a parte, lo trovate come vi è stato detto, però io vi posso inviare poi per mail il bando del concorso e poi avremo modo anche di confrontarci fra di noi, come facciamo sempre su quando facciamo dei progetti, in modo che poi dopo, prima del 2 di luglio, avremo modo anche di scambiarci delle idee fra di noi. Appena mi lasciano a piede libero, vengo a trovarvi. Ecco, bravo. lei di quale città è, Gabriele? Noi ci diamo del tu perché le persone che condividono le stesse passioni si danno del tu. Io sono di Brescia. Bene. A Brescia. È la prima volta che conosco un bresciano. Io in queste serate sono andato a cercarmi delle vecchie fotografie in previsione di una cosa del genere e credo di avere trovato delle carte visite. Magari poi te le faccio vedere. Volentieri. Così mi dici se sono delle fuffe, come si dice, oppure sono vere, insomma. No, c'è Antonio che invece ha delle bellissime, degli album pieni di collezione di carte. Ce l'ho tante. Sì, sì, molto insomma, autentiche, ecco, perlomeno. Io ho un album di gente che non so assolutamente più di chi sia. Che capirai, album di famiglia o non, perché poi probabilmente quando davano le carte erano anche altre persone, va a sapere. Quindi, sì, perché non erano necessariamente...
non erano necessariamente parenti, perché queste collezioni, formandosi per scambio, erano la cerchia degli amici. Quindi praticamente le carte di visita sono Facebook prima che esistesse Facebook. È una raccolta di volti di persone che entravano in contatto per qualche motivo di lavoro, di studio, di conoscenza. Io che non amo andare nel mercatini delle pulci a rovistare nelle robe antiche, stasera mi viene voglia di andare a cercarti. Mi sono rovinato il mercato anche stasera. Difficile. Comunque io non so quanti di noi conoscevano l'esistenza di questi oggetti. Io onestamente, prima che Matteo me ne parlasse 2 anni fa, ignoravo beatamente l'esistenza della carte de visite e tutto sommato anche della sua importanza, perché se ci pensiamo bene è stata un po' la diffusione della carte de visite che ha reso possibile poi lo sviluppo della passione fotografica a tutti, insomma. Io comunque non conoscevo assolutamente l'esistenza, a parte Antonio, che credo ne abbia una bellissima collezione, perché di famiglia magari... No, io sapevo l'esistenza perché ce l'avevo, poi non sapevo neanche che si chiamassero così. Ecco, mi fa piacere. È bellissimo anche gli album raccoglitori di Antonio che le contengono. Che sì. Magari cioè, alcune anch'io l'ho già viste, si trovano a mercatini o così, anche da, diciamo, i nonni, no? Però ecco, forse la cosa più strabiliante è questo nuovo modo più moderno di creare, diciamo, arte e esprimersi in modo, diciamo, fantasioso, creativo, che, cioè, magari libero. Questo non si conosceva, cioè il lato storico magari un pochino si conosceva, però questo modo nuovo di espressione forse penso sia anche il modo più creativo che si sente dire ora per noi fotografi, perché non guarda, è fantastico questo, perché di solito se tu fai una fotografia se sei abituato a dire qualcuno ti do una fotografia, quello ti dà il numero di cellulare perché pensa che gliela mandi WhatsApp, invece no, tiri fuori la tua bustina e dici eccola, gliela dai in mano. In mano è un'altra cosa, cavolo. Sì, sì. No, io bigliettini fotografici l'ho fatti. Bravo. Tutti abbiamo fatti. Sì, davvero. Io, per chi fosse a seguito la serata, durante una mia ricerca completamente diversa, ho scoperto che anche Abraham Lincoln ha usato le carte visite fotografici che poi lui ha autografato e dato ai sostenitori durante le campagne elettorali. C'è sempre Gabriele, non ti vediamo più. Ah sì? Sì. Vediamo le carte. Si vede, si vede, si vede. Sì, sì, vede, si vede. Dove vedi? Si vede. Sì, allora, si stanno vedendo le carte visite, poi volendo io posso anche... No, lasciamo perdere. No, non faccio altre manovre di regia. Ormai la Renato, se chiudi la condivisione si vede chi parla. Io non ho mica la condivisione. A parte vero, sì. No, non c'ho la condivisione. Come si fa a uscire da questo schermo intero? Che a destra in alto ci sono dei pallini. Dove c'è scritto vista. Ah. Ecco, se metti vista galleria si vede tutto. Ok, bene, grazie, scusate. Fare il maleducato, ma ringrazierei ancora una volta Renato, Massimo e tutti voi, non riesco a chiamarvi tutti per nome, però è stata una serata piacevolissima e spero di avere la possibilità di incontrarci in presenza, perché la fotografia, ho detto all'inizio, si fa in presenza. Senza la presenza della fotografia non è chiuso il cerchio della creazione fotografica,
e poi deve esserci anche la condivisione. Quindi a un certo punto io ho la possibilità di conoscervi un pochino meglio quando poi posso avere le vostre immagini possibilmente davanti, in mano, o anche avere la possibilità di partecipare insieme a un evento espositivo che riunisca anche i prodotti delle creazioni delle persone che vorranno partecipare. Vi ringrazio ancora per la pazienza e vi saluto. Grazie a te, Gabriele. Grazie, grazie. Grazie, Gabriele. Grazie mille, ciao, ciao. Grazie, Gabriele. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Renato. Ciao, ciao. Salutiamo così? Okay. Grazie davvero. Buona serata a tutti. Ciao, Gabriele. Una Pasqua. Massimo e Renato, buona serata. Pasqua a tutti. Ciao, auguri. Grazie. Auguri. Renato, ti posso chiedere una cosa? Non l'ho voluta chiedere a lui perché insomma mi seccava, ma ci vuole la firma su tutte? Bisogna scrivere per forza il titolo davanti o è tutto libero? No, il titolo va scritto e ci va messo anche il nome, però sul bando di concorso c'è scritto tutto. Ah. Renato, grazie di tutto. Posso rispondere? Sono Matteo Parpani. Buonanotte. Posso rispondere a Giovanna? Sì, Matteo. La cosa sulla fotografia, come si chiama? Card de visite. Matteo, rispondi pure. Allora, volevo... Fotografi italiani. Questa qui. Volevo rispondere alla domanda di Giovanna in merito alla richiesta dei titoli e quant'altro. Sì. No, il primo. Ecco, ho tolto l'audio. Grazie. Allora, sulla scheda di partecipazione si devono indicare i titoli delle opere. Mm-hmm. Sul supporto non è necessario. Ah. Agevola però. Ah. Va bene. Grazie Matteo. Di nulla. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie Matteo. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Con alcuni ci rivediamo domani sera per la seconda serata con Anna Giovannelli. Okay? Perfetto. Sì, sì, sì. Grazie a tutti e buonanotte. 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 Ciao Enrico. Ciao.